Ciao a tutti, oggi prepareremo il migliaccio napoletano. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono scorza di arance e di limone, latte intero, burro morbido, sale, semolino, uova, ricotta di pecora, zucchero, acqua, vanillina e limoncello. Diamo il via alla ricetta. Per questa ricetta avremo bisogno di una stampa a cernere del diametro da 26 cm. Metteremo sul fondo della carta dal forno e imburreremo i bordi. E andiamo a preriscaldare il forno in modalità statica a 180 gradi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo all'interno del boccale la scorza di arancia e limone, 50 g dello zucchero. E la vanillina. Mescoliamo e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo l'acqua e il latte. Il pizzico di sale. E il burro. E facciamo cuocere per 7 minuti a 100 gradi, velocità 4. Adesso dal foro del coperchio verseremo il semolino. Azioniamo il bimby per 5 minuti a 90 gradi, velocità 4. Il semolino è pronto. Trasferiamolo in una ciotola e lasciamolo raffreddare. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, adesso versiamo le uova. E lo zucchero. E azioniamo il bimby per 5 minuti a velocità 6. Adesso riuniamo sul fondo un pochino. Aggiungiamo il limoncello e la ricotta di pecora. Adesso azioniamo di nuovo il bimby per 2 minuti a velocità 5.
Adesso riprendiamo il semolino, nel frattempo si è raffreddato, lo versiamo all'interno del boccale. E amalgamiamo il tutto per 3 minuti, velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo nella nostra tortiera. Adesso inforniamo a forno statico a 180 gradi per 50 minuti circa. Il migliaccio napoletano è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di uscirlo dallo stampo. Migliaccio napoletano. Grazie. E alla prossima ricetta!